Che cosa stai facendo adesso? Ce ne andiamo. Ma non possiamo. Sbagli. Vengono su tutti se per far festa. Se non senti di guidare, pregherò qualcun altro. Ma tu scherzi, non puoi piantare in asso tuo padre il giorno del suo compleanno. Ma non ti importa niente di lui. Togliti di mezzo. Togliti di mezzo, Maggie. La gatta sul tetto che scotta, il celebre film con Liz Taylor e Paul Newman, oggi davvero potremmo girarlo qui alla Termoplasta di Orgiano, dove è stato presentato il più grande impianto fotovoltaico d'Europa con la nuova tecnologia CGS. L'azienda, l'impianto è stato realizzato dalla Veneta CMD Energie Rinnovabili, ha una potenza di 820,8 kW di picco ed è in grado di produrre annui, pensate, fino a circa 1 milione di kWh. Il settore dell'energia solare è cresciuto in Italia nell'ultimo anno del 72%, raggiungendo i 70.000 impianti installati che coprono il fabbisogno medio di circa 500.000 famiglie. L'Italia è al secondo posto in Europa per numero di impianti, anche se la potenza fotovoltaica disponibile è di 9 volte inferiore a quella tedesca. Le aziende che si occupano professionalmente di impianti fotovoltaici sono un migliaio. Tra queste, un ruolo di primo piano spetta la CMD Energie Rinnovabili, che ha costruito due tra gli impianti più belli in Italia per la Termoplast e la Atena, aziende leader nei settori della plastica e della meccanica di precisione. Ancora una volta è il Veneto a introdurre importanti innovazioni tecnologiche nelle energie rinnovabili in Italia. È un momento davvero d'oro per il solare, per il Veneto. È un caso? No, io credo che non sia proprio un caso. Il Veneto ha sempre dimostrato di essere innovativo in tantissimi settori e credo che soprattutto in questo momento, in un Veneto che si sta interrogando nel quale può essere protagonista nel futuro, l'energia abbia un ruolo fondamentale. E allora, come sempre, i nostri imprenditori sfidano il futuro proprio iniziando da quella che è la considerazione dell'ambiente, per cui l'energia diventa il punto focale di tutta una nuova strategia. Diciamo che un impianto fotovoltaico, a me piace definirlo un botto a lunga scadenza, ma questo è un sistema per ridere perché è garantito dallo Stato italiano. Però l'impianto fotovoltaico prima di tutto è un sistema di avere energia pulita, quella è la cosa principale. Poi è anche un reddito. Io vorrei sottolineare però di più energia pulita. Stiamo in un momento in cui abbiamo bisogno di guardare all'ecologia. L'impianto fotovoltaico è una piccola cosa, può essere piccola, può essere grande, però che ci aiuta ad arrivare ad un progetto ambizioso, e quello di arrivare a non inquinare più la nostra terra. Il Termoplast sono 3 campi da calcio. Quanto può essere grande un impianto fotovoltaico? Diciamo finché ci danno l'opportunità di farlo. Sappiamo che nella regione Veneto negli ultimi 20 giorni è stato portato un progetto da una multinazionale americana di 72 megawatt di potenza. Sarà l'impianto più grande d'Europa. Questo non c'è limite alla grandezza del fotovoltaico, perché l'importante è avere il terreno sul quale appoggiare l'impianto e la volontà. In questo caso, vedendo questo spazio che potete vedere intorno e vedendo i problemi di statica che aveva questo tetto, noi abbiamo consigliato al signor Ferrari di mettere su il CGS, che dà un peso specifico nel tetto inferiore e un'alta resa catturando tutta la gamma della luce. Un impianto fotovoltaico dura quanto? 20, 30, 40 anni più o meno? Vorrei dire che il primo fotovoltaico è stato utilizzato nei satelliti, un fotovoltaico particolare, sono 35-40 anni che sono ancora in orbita. L'idea che minimo un impianto fotovoltaico, il pannello, possa essere utilizzato per 35 anni, col suo decadimento in base al tipo di tecnologia che si può utilizzare, però se noi pensiamo da 30 a 40 anni non sbagliamo. Ma pensate che con questo impianto installato oggi è come se si fosse dato in mano un pannello solare a ogni abitante di questo paese. È una bellissima prospettiva questa del fotovoltaico, perché consente di guadagnare economicamente, di risparmiare energia, di preservare l'ambiente. E pensate che nel mondo
sono installati circa 21,4 gigawatt di potenza, pari a 25 centrali nucleari. Quindi pensate quanta energia potremmo ricavare dal sole se solo sfruttassimo tutte le potenzialità che ci sono sui nostri tetti, sulle aree dismesse o nelle aree, voglio dire, anche aride, dove sole ce n'è tanto. Lì c'è solo il problema di come trasportare l'energia. Una grande opportunità che speriamo il conto energia rinnovi anche per i prossimi anni.